il ministro della cultura Gennaro Sangiuliano si trova a Cortina d'Ampezzo, dove c'è la grande manifestazione intitolata Una montagna di libri, capito, no? Cortina d'Ampezzo sta sulle montagne, quindi Una montagna di libri. E a Cortina d'Ampezzo, quando è in corso questa rassegna intitolata La montagna, Una montagna di libri, viene invitata la crema della società italiana, perché tu non è che ci puoi andare facilmente a Cortina d'Ampezzo, ci vogliono i quattrini, capito? Beh, sentiamo l'esordio del ministro Giuliano San Gennaro, va bene? De Gennaro San Giuliano, sentiamo l'esordio, interessante, sentiamo, eh? Fruibile nei libri, questi oggetti magici che ci circondano e intorno ai quali da 13 anni si fissa l'ossessione di questo festival, Una montagna di libri. E dunque lascio innanzitutto a lei la parola per iniziare a raccontarci lo scopo di questa conversazione, ecco. E la ringrazio ancora e le faccio tanti auguri di buon lavoro. Ecco, ora parla il ministro. Buonasera a tutti, grazie a Francesco per questo invito, grazie alla famiglia Zanchetta che sono degli amici che ogni volta ci ospitano qui. Voglio dire una cosa, innanzitutto viva Cortina, perché Cortina non è soltanto, e lo dico da napoletano, orgogliosamente napoletano del centro storico di Napoli, perché Cortina non è soltanto una località sciistica importante dove si pratica sport, dove ci sono le montagne, ma le montagne sono secondo me anche una condizione spirituale, una condizione dell'animo, perché tutta questa natura, capito? E le montagne sono anche una condizione spirituale, vero? Vero, ministro Gennaro San Giuliano, risentiamo ancora le parole, sentiamo, belle. Ora è ministro della cultura della Repubblica Italiana e che ha un programma che ha fatto in modo anche ovviamente che noi potessimo conoscere attraverso i mezzi di informazione, che si confronta con i problemi che il nostro paese ha, le criticità che il nostro paese ha accanto alle sue potenzialità incredibili. Di solito in questi casi si annega in un mare di retorica, ma invece so per esperienza personale con il ministro San Giuliano che così non sarà. E dunque inizio subito chiedendogli se vogliamo dare una spiegazione al nostro vasto pubblico rispetto al titolo di questa conversazione. La retorica, capito? L'abbiamo intitolato Ossigeno per la mente, ma anche è una lezione sul valore e il piacere anche della lettura, non solo ciò che c'è di importante, ma ciò che c'è di godibile e di fruibile nei libri, questi oggetti magici che ci circondano e intorno ai quali da 13 anni si fissa l'ossessione di questo festival, Una montagna di libri. Sentiamo. E dunque lascio innanzitutto a lei la parola per iniziare a raccontarci lo scopo di questa conversazione e la ringrazio ancora e le faccio tanti auguri di buon lavoro, ovviamente. Buonasera a tutti. Grazie a Francesco per questo invito, grazie alla famiglia Zanchetta che sono degli amici che ogni volta ci ospitano qui. Voglio dire una cosa, innanzitutto viva Cortina, perché Cortina non è soltanto, e lo dico da napoletano, orgogliosamente napoletano del centro storico di Napoli, perché Cortina non è soltanto una località sciistica importante dove si pratica sport, dove ci sono le montagne, ma le montagne sono secondo me anche una condizione spirituale, una condizione dell'animo. Capito? Cortina d'Ampezzo è una località dove si pratica sport, ci sono le montagne che sono la condizione dell'anima. Senta, caro ministro della cultura, ma quanti sono gli italiani che possono venire a Cortina? Quanti sono? Ma lo sai, ministro? E Gennaro San Giuliano, che io, Serafino Massoni, sono questo signore qua, guarda, sono questo signore qua, vedi? Sono nato nel febbraio del 1940, per cui presto compio 83 anni. Lo sai che io non ci sono mai andato in montagna? Semplicemente perché ci vogliono i quattrini, specialmente per andare a Cortina d'Ampezzo. Ah beh, io poi non sono neanche stato mai all'estero, Io sono stato sempre sui libri, sempre a studiare, perché provenivo da famiglia poveraccia,
sempre su libri. Sono stato professore di filosofia e storia nei licei classici e scientifici, è tutto qua documentato, è scripta manent e verba volant. Sono stato professore di filosofia e storia nei licei classici e scientifici. Poi sono stato anche preside di ruolo sempre nei licei classici e scientifici. Ho scritto tanti libri. Qua ne sono elencati soltanto alcuni, caro Ministro della Cultura. E questo è soltanto il mio ultimo libro. È un romanzo storico intitolato, vedi bene, caro Ministro, La cometa dell'imperatore. È ambientato tra il 1200 e il 1250 d.C. È appena uscito, è appena stato portato nelle librerie italiane, è appena stato portato. Allora, che c'è? È una condizione dello spirito andare in montagna? O è una condizione del portafoglio? E io non, poi ho saputo che lì, mentre tu stai parlando, caro Ministro della Cultura, Gennaro San Giuliano, c'è la crema, Ho sentito parlare anche, mi pare ho sentito che c'è anche Isabella Casellati, Non è mica facile andare a Cortina d'Ampezzo, ma come ci siete andati a Cortina d'Ampezzo? Non so, con l'elicottero, col treno, col taxi, con l'auto blu, come ci siete andati? Mi piacerebbe saperlo, perché io so che voi siete il governo del popolo, è il governo del popolo. Ma quanti sono quelli che, gli italiani che possono venire a Cortina d'Ampezzo ad ascoltare gli autori dei libri, come te, Ministro, come te, Ministro, che anche tu scrivi i libri, Ministro, sì. Ma quanti sono quelli che possono venire a Cortina d'Ampezzo? Quanti sono? Siamo, mi pare, 60 milioni in Italia. Quanti sono quelli che possono arrampicarsi sino a Cortina d'Ampezzo per seguire le varie conferenze di questa manifestazione culturale intitolata Una montagna di libri? Quanti sono? Tutte queste cose le dico con rispetto, le dico con rispetto. Se vogliamo promuovere la lettura, mica si possono fare le manifestazioni culturali dedicate ai libri lassù, a Cortina d'Ampezzo. E sono pochi gli italiani che possono arrivare lassù, Lassù ci vengono i benestanti, quelli che vanno a sciare, ma si spendono un sacco di quattrini. Ah, poi tra l'altro, scusami, è Ministro della Cultura Gennaro San Giuliano, scusami, lo sai che nelle località sciistiche, pure a Cortina d'Ampezzo, quando non c'è la neve, lo sai che la neve viene sparata, viene creata con la neve artificiale con i cannoni, ci sono i cannoni appositi, Sì. In Ucraina sparano i cannoni veri, mentre voi fate questa manifestazione culturale. In Ucraina sparano i cannoni veri. E lì a Cortina d'Ampezzo, considerate le condizioni atmosferiche particolari di questo periodo, può darsi che stiano sparando con la neve con i cannoni artificiali. E come si fa? È così che si promuove la lettura? Montagna di libri, eccolo qua, un libro che sta nelle librerie senza essere passato per Cortina d'Ampezzo, eccolo qua. Siamo tra il 1200 e il 1250 d.C. È il tempo delle crociate, è il tempo dei mongoli, di Gengis Khan, i mongoli, che allora venivano chiamati anche tartari, per cui nelle chiese c'era l'invocazione Libera nos Domine a furore tartarorum. È anche il tempo delle grandi eresie, le grandi eresie. Montagna di libri, che stai lassù, lassù, dove ci puoi arrivare con l'elicottero, con tutta tutta l'attrezzatura sciistica che costa un sacco di quattrini. Il libro non si promuove lassù, lassù. No, si promuove diversamente il libro. Va bene, caro Ministro della Cultura, Gennaro San Giuliano, a te e a tutti voi che state alla sua Cortina d'Ampezzo, tanti cari saluti da La cometa dell'imperatore.